ancora lino fresca, sempre impegnato in una passeggiata ecologica. Questa volta accendiamo le telecamere sulla tangenziale est, una strada importantissima che, se portata a termine, avrebbe collegato lo svincolo autostradale di Sant'Onofrio con la statale 18. Purtroppo l'importante bretella stradale non è mai entrata in funzione, non è mai stata completata. I lavori sono iniziati nel lontano 2000, sono passati circa 24 anni, spesi circa 10 milioni di euro, e guardate in quale stato si trova questa importante arteria di comunicazione. Era un progetto avveniristico, un progetto che avrebbe risolto il problema traffico all'interno del tessuto urbano della città capoluogo. Purtroppo, per errori progettuali, per la lentezza dell'amministrazione provinciale, ci troviamo a percorrere non una strada ma un sentiero di campagna invaso dai rifiuti e dalle erbacce. Spesi tanti soldi per vedersi davanti un'altra grande incompiuta che grida veramente giustizia, che rappresenta una vergogna per le amministrazioni che si sono alternate alla guida del Palazzo Provinciale. Noi camminiamo, ci facciamo strada tra le erbacce, erbacce che in alcuni punti raggiungono anche i 2 metri, i 3 metri. Non si può andare avanti perché in più punti il costone è franato, per cui ostruisce il piano viabile e le cunette. Andrebbe rimesso in sicurezza la riqualificazione di questo importante snodo stradale molto probabilmente non si farà, anche perché bisogna reperire i fondi, fondi che non ci sono, c'erano ma sono stati spesi male. Noi vogliamo raccontare quest'altro angolo di territorio, credetemi, che versa in uno stato di totale degrado. La provincia, noi ecco, ci rivolgiamo al presidente in carica, Landolina, affinché metta in moto la macchina amministrativa per cercare di portare a termine questo importantissimo progetto necessario come il pane per il territorio vibonese. Dicevo, ecco quello che noi vediamo sul piano viabile della tangenziale est, tangenziale che ha, per la sua realizzazione, è stato letteralmente demolita un'intera montagna, la montagna che scivola sul territorio del comune di Stefanaconi. Guardate un po' in che condizione si trova il piano viabile. Noi dovremmo veramente, ci viene spontaneo arrabbiarci perché vediamo come vengono buttati dalla finestra, come viene buttato il denaro pubblico. Questa è una delle tante storie che caratterizzano il territorio calabrese, dove abbiamo decine di opere pubbliche incompiute, costate all'erario statale decine e decine di milioni. Questo è un buttare i soldi pubblici. Noi ci troviamo non su una strada, ma in una foresta che andrebbe subito bonificata per lasciare spazio ad una strada che andrebbe a collegare lo svincolo autostradale con la statale 18. Speriamo che il nostro messaggio arrivi forte all'amministrazione coprovinciale. Il presidente, l'attuale presidente, persona
molto sensibile. Speriamo che ci ascolti e mandi quantomeno una squadra di operai per cominciare a ripulire il piano viabile, le carreggiate di questa strada dalle erbacce e dai rifiuti.